c'è più tempo che mangià le porcherie. E si cucini, poi sta sicuro che non t'avveleni. Sono nato in Calabria, provincia di Catanzaro. Sono cresciuto a Como, fino a 36 anni sono stato in Lombardia, perciò tra Como e Milano. Sono cresciuto musicalmente a Milano negli anni 74-75. Poi c'è stata una vita un po' appunto di matrimoni, separazioni e tutto quanto, e sono adesso 17 anni che dormo per strada, che vivo per strada, e nel frattempo hanno realizzato 4 compact CD. Sì, di cui 4 produttori non sconosciuti, conosciuti, si sono fatti i soldini sulle mie spalle, tranne l'ultimo disco è Danger For You, che è stato regalato nella comunità del pianeta, perché sono stati regalati circa 10.000 dischi, non da parte mia, da parte del produttore. E niente, una ricetta culinaria, allora, a base di asparagi, in calabrese o in milanese, perché la ricetta è quella. Allora, facciamo così, fate un bel soffritto di cipolla e ci mettete anche uno spicchio d'aglio. Molti cuochi dicono che l'aglio e la cipolla vanno a nozze. Invece chi non sa cucinare dice no, che schifo, l'aglio e la cipolla, no! Allora fate rasolare della cipolla e un aglio. Dopodiché prendete degli asparagi possibilmente freschi quando si hanno, altrimenti quelli di coltura, li fate a dadini, a pezzettini e li fate appunto abbrustolire insieme, poco, insieme alla cipolla e l'aglio. Dopodiché mettete una pasta denominata da noi tagliatelle, se sono fresche è meglio, e fate un sughetto a parte, possibilmente un sughetto a base di pomodori, salsa calabro italiana, calabrisella possibilmente, se sono calabresi, che è una delle migliori salse del mondo, e non perché tiro per la Calabria. Comunque fate, c'è uno spicchio d'aglio stavolta solo, piccolo, e fate un po' movimentare questa salsa, 10-15 minuti di cottura, non di più, perché il sugo sarà un sugo fresco. Dopodiché prendete il tutto, prendete il pomodoro, lo passate nella padella, una padella molto grande, diciamo diametro 30, un 30, che fece anche il cuoco da ragazzo. Questa è una ricetta mia, è un diametro 30, unite il tutto, saltate, scolate, come si dice in italiano, scolate le tagliatelle, le passate, una bella spruzzata di pecorino proprio di quello calabrese possibilmente, viva la Calabria, e poi servite. E dopo aver fatto questo primo, potete abbinare un buon vino, possibilmente di Cirò, ma che sia un Cirò rosato, oppure un vino di Verbicaro, che è un rosé che è stimato in tutto il pianeta, provincia di Cosenza. È un rosato di Verbicaro, che era dei vigneti di mio nonno, che era il barone Ciaccio. Ma fa che non te mangi all'ospedale.